due bambini che ho voluto dimettere perché basta, volevano aspettare oggi pomeriggio perché venivano i calciatori. Un giorno di festa in compagnia dei propri beniamini. C'era attesa al reparto di pediatria del Moscati per la visita dei giocatori dell'Avellino Calcio. Gli atleti, guidati da Mister Toscano, hanno partecipato volentieri e in massa, regalando sorrisi, magliette, gadget ai piccoli pazienti. L'occasione è stata data dal primo appuntamento dell'iniziativa Un giorno per la nostra città. Da Frattali a Mukulu, fino ad Angelo e ai nuovi arrivati, ad accoglierli il primario del reparto di pediatria Antonio Vitale. Un giorno di festa dunque, con la promessa che torneranno presto nel periodo natalizio. È un giorno importante, diciamo che l'ha organizzata la Lega della Serie B, questi momenti in cui penso sia veramente, come posso dire, importante vedere da vicino le vere realtà che vanno anche al di là del calcio. Diciamo che ci rendiamo conto e tutti ci dobbiamo rendere conto di quanto siamo fortunati, perché la salute è la cosa più importante, come si suol dire. Come ho detto, oggi siamo felici di aver ricevuto questo invito, di aver salutato comunque i ragazzi che abbiamo visto che tantissimi sono in ottima forma, e ci speriamo e ci auguriamo che presto possano venire comunque allo stadio e starci vicino. L'ospedale non è stato mai vissuto dai voi avellinesi come un corpo estraneo alla città, e infatti sono venuti i giocatori dell'Avellino Basket, sono venuti i calciatori, sono venuti un'altra volta i calciatori, veniamo a fare i concerti, ci siete voi, c'è l'Abbio, c'è il volontariato, ci stanno gli insegnanti. Insomma, in realtà a questi ragazzini di Avellino veramente cerchiamo di non farli mai sentire soli, pure quando magari stanno male e stanno qui da noi.